Arrivati alla fine di un ottobre ricchissimo di grandi uscite, è arrivato il momento di tirare le somme. Gli ultimi 30 giorni hanno visto infatti susseguirsi una serie di titoli di grandissimo livello qualitativo. Nonostante tutto, però, scegliere il vincitore del gioco del mese non si è rivelato un compito molto difficile. Prima di passare all'incoronazione, scopriamo insieme tutti i candidati. Il primo concorrente è Wolfenstein 2. Un concentrato di trovate brillanti, innestate sulla struttura di un gameplay monumentale e appagante. Su queste solide basi poggia un costrutto narrativo incredibile, supportato da una sceneggiatura davvero eccellente. Per quanto ci riguarda, insomma, The New Colossus non è solo uno dei migliori shooter degli ultimi anni, ma anche il nuovo punto di riferimento del genere. Tra i runner-up trova spazio anche South Park Scontri Diretti. Un seguito che reinterpreta la formula del primo capitolo aggiungendo un sistema di combattimento sorprendentemente profondo, basato su meccaniche di progressione molto interessanti. La varietà delle situazioni proposte dal titolo traccia i contorni di un'esperienza memorabile e divertentissima, senza dubbio uno dei migliori tie-in della storia dei videogiochi. The Evil Within 2 rappresenta al contempo un punto d'approdo e un nuovo inizio per la serie targata Bethesda. Il racconto riesce a chiudere in maniera più convincente le avventure di Sebastian Castellanos, costruendo sulle fondamenta narrative gettate dal primo capitolo. The Evil Within 2 allarga inoltre i confini dei livelli di gioco e tratteggia un buon sistema di progressione, presentandosi come un survival horror solido e coinvolgente. Anche Assassin's Creed Origins merita un posto tra i migliori titoli del mese. Si tratta infatti di un capitolo intelligente, capace di modernizzare lo spirito della saga quanto basta per non stravolgerlo del tutto. Il cammino di vendetta di Bayek è costellato da una progressione con semplici ma efficaci elementi ruolistici, da un art design appariscente e da un combat system ancora un po' impreciso, eppure sufficientemente solido da intrattenerci sino alla fine dell'avventura. Perfezionando tutti gli aspetti della serie Forza Motorsport, il Team Turn 10 trova nel bilanciamento del sistema di guida il suo punto di forza. L'unico difetto del settimo episodio consiste quindi soltanto nella tendenza ad adagiarsi sulle conquiste del suo predecessore, mantenendone quasi inalterata l'offerta, aggiungendo il meteo dinamico e solo un circuito inedito. Nonostante tutto, Forza Motorsport 7 resta comunque uno dei migliori racing game sulla piazza. L'Ombra della Guerra recupera le ottime intuizioni del primo capitolo e le colloca in una struttura molto più interessante e stratificata. Il sistema di sviluppo di Talion e le meccaniche degli assedi riescono a valorizzare le ottime doti del gameplay e del Nemesis System. Grazie a una campagna decisamente longeva e a un endgame molto interessante, l'Ombra della Guerra si dimostra una grande avventura per tutti gli amanti del genere. Guadagna un posto tra i runner-up anche Gran Turismo Sport. Un gioco che traghetta la serie verso una direzione completamente diversa rispetto a quella intrapresa dai precedenti capitoli del brand. Gran Turismo Sport rappresenta, insomma, un capitolo di rottura, un titolo che si distanzia dalla tradizione della saga e anche da quella dei racing game su console. Proprio per questo si conferma un prodotto interessante, a patto di chiudere un occhio su alcune mancanze in termini ludici e contenutistici. Tra i candidati di questo mese riesce a ritagliarsi un meritato posto anche Air. Un titolo indipendente capace di incantarci grazie alla sua bellissima direzione artistica. L'opera è una favola videoludica emozionante che sorregge tutto il suo fascino su un comparto visivo e sonoro davvero meraviglioso. La corona per il miglior gioco di ottobre non poteva che andare a Super Mario Odyssey, legittimo erede di Super Mario 64. Un gioco enciclopedico e inesauribile, una sorpresa continua dall'inizio alla fine, in grado di incantarci anche dopo i titoli di coda. Traboccante di segreti, di costumi da collezionare e monete speciali, è caratterizzato da un level design semplicemente incredibile, Super Mario Odyssey è forse il platform più denso di sempre. Un nuovo, straordinario capolavoro che rimarrà nella storia.